Ultima gara della 22esima giornata, in campo il 4 chiacchiere e il Ragna della Pub. Ancora Palmieri, prova la conclusione e c'è il vantaggio a sorpresa del 4 chiacchiere, la grande conclusione dalla distanza da parte di Palmieri che porta in vantaggio il 4 chiacchiere alla Stella Azzurra. Ancora Casale, però la conclusione dalla distanza, immediato il pareggio da parte del Ragna della Pub, il tiro a sorpresa di Casale dalla lunghissima distanza sorprende del proposto alla Stella Azzurra, Ragna della Pub 1, 4 chiacchiere 1. Pallone per Marchiorre che ne approfitta sull'errore del proposto e porta il Ragna della Pub in vantaggio al primo minuto della ripresa. Grande l'opportunismo da parte di Melchiorre, Ragna della Pub 2, 4 chiacchiere 1. Secondo giallo per Sciarreta che ha atterrato Cuda e va a prendersi il cartellino rosso, 4 chiacchiere che rimane in 7 uomini, doppia ammonizione per Sciarreta. Ora Melchiorre prova la conclusione da lunga distanza, 3-1, Ragna della Pub, super gol da parte di Melchiorre, doppietta per lui, il gran destro dalla distanza si insacca alle spalle del proposto e fissa il punteggio sul 3-1 per il Ragna della Pub. Scambia ancora Palmieri, carica il destro, Palmieri lo prova in questo istante, la conclusione e riapre il match, Palmieri doppietta per lui. Pallone ora in aria, in questo istante il colpo di testa di Sorbara che vale il pareggio. Sorbara ristabilisce la parità in 7 uomini, il 4 chiacchiere agguanta questo pareggio, 3-3 alla Stella Azzurra contro il Ragna della Pub. Ma purtroppo, visto il periodo non tanto positivo, abbiamo avuto paura di vincere, nonostante il vantaggio numerico e anche nel risultato. Abbiamo cominciato a chiedere quanto tempo mancava, quindi era chiara la paura di vincere. Purtroppo quando gira male anche queste vittorie che sembrano scontate non arrivano. Sì, probabilmente sì, questa sembra quasi la fotografia della nostra stagione. Siamo partiti bene, poi nel momento in cui dobbiamo fare il salto di qualità purtroppo è venuto a mancare qualcosa. Vediamo un po', sicuramente fiducia, cercheremo di recuperare nelle ultime partite e prepararci a quello che sarà. Probabilmente play out, vedremo. Certo, no, noi puntiamo a salvarci, poi vedremo, però l'obiettivo rimane sempre quello. Dobbiamo solo trovare fiducia nei nostri mezzi, che sappiamo che ci sono e ci proviamo fino alla fine sicuramente. Ma siamo entrati in campo troppo nervosi, quattro giocatori sono entrati in campo troppo nervosi, avevamo stabilito di fare un certo tipo di gioco, invece non so che cosa sia successo nella testa di alcuni ragazzi. Comunque questa è una squadra che sono tutti ragazzi che a pallone ci sanno fare, giocano a pallone, sono bravi, soltanto che bisogna stargli appresso soltanto con la testa, perché loro proprio con la testa, se si ritrovano così è proprio perché non so che cosa gli succede dopo un quarto d'ora, 20 minuti cominciano a, poi soprattutto se prendono gol cominciano a andare via di testa. E io sto lavorando solamente sul fatto psicologico e di testa, sperando che mi dia una retta. L'ultima partita che abbiamo fatto, che l'abbiamo vinta, hanno giocato con calma, con tranquillità, abbiamo vinto una bella partita. Stasera abbiamo incontrato una bella squadra perché giocano tutti a pallone anche loro, però era una partita che potevamo portare via, invece abbiamo rischiato di perdere e comunque il 3-3 per me va bene.